Esatto, abbiamo capito. Via, dai. Presidente Burlando, numero 1, programma pluriennale 2007-2013, European Transport Network, individuazione dei servizi. Numero 9, assessore Montaldo, formazione degli alimenti a rischio. È riuscito a fare quella riunione con il fondo urbano, ovvio. La facciamo e chissà. Assessore Montaldo numero 10. Invece ci sono. Qualcuno pensa di fare disposizioni in materia di riconoscimento di servizio prestato all'estero ai fini contrattuali per l'accesso alle convenzioni nell'ambito del servizio sanitario regionale, sensi della legge 735-60 del DPR 7679 del decreto legislativo 112-98 successivo. Assessore Bernardieri, progetto di eccellenza turismo attivo. Legge 296-2006, affidamento in carico operativo all'Agenzia Regionale in Liguria per ricognizione e selezione percorso mountain bike al fine di creare una prima rete ciclabile con strada ligure. Assessore Briano, numero 12, aggiornamento del piano di tutela delle acque, articolo 8,1 della legge regionale 32-2012, approvazione del rapporto preliminare ambientale. Briano numero 13, alluvione 2000, danni ambientali privati, DGR 1399-2002, provvedimento finale di revoca, richiesta di restituzione delle somme trasferite al Comune di Rio Maggiore e non utilizzate per finalità previste, euro 3.604.751,20. Assessore Paita numero 14, DGR 1640-29-12-2006, sistemazione viaria e pedonale del centro urbano di Sassello, Piazza Rolla, conferma del contributo di euro 345.000 a favore del Comune di Sassello. Assessore Rambaudi numero 15, avvisi 7-2012-13-2012, seconda proroga degli atti di conduzione utilizzati con dipartimento pari opportunità nell'ambito del bando congiunto per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi a favore delle vittime di tratta. Assessore Desco numero 16, approvazione del bando per la concessione di contributi per la riqualificazione del servizio di trasporto pubblico di tratta e per la legge regionale 4-7-2007 numero 25, importo euro 80.000, anno 2014. Assessore Briano numero 17, rete escursionistica della Liguria. Su questo volevo dire una parola, è un, è una proposta che va al consiglio e che razionalizza questo ragionamento fatto insieme alle associazioni escursionistiche insieme sull'alta via dei Monti Liguri e prevede poi una convenzione con il CAI e con la FIE. Lo dico perché è un percorso che poi avrà ancora da lavorarci un po' sopra, però l'abbiamo concordato. Poi sa. Assessore Montaldo, modifica la legge regionale 41-27-12-93. C'è una legge fatto gli uffici sulle società, cioè su, non dico l'obbligo, ma la possibilità di avviare il come si chiama? Consorzio, no? Consorzio, ve la faccio distribuire, anzi facciamo non per farla adesso, ma per guardare. Insomma, è l'obiettivo IVA sostanzialmente. Sì, sì. Datelo un po' bene. Ok. Modifica la legge regionale numero 41 del 7-12-96, riordino del servizio sanitario regionale numero 24 del 29-5-96, disciplina delle autorizzazioni della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario di interni e coordinati, numero 24. Siamo un attimo, aspettiamo un attimo, Adesso un attimo da parte. Assessore Buccinelli, integrazione dell'adesione della Regione Liguria al nuovo accordo relativo alle nuove misure per il credito alle piccole e medie imprese. Ci estendiamo anche i prestiti rimborsabili da moratoria prevista da quella, vero? Assessore Cascina, Santo Stefano Davido, conferenza dei servizi dell'articolo 59, legge 5697, su tutte le modifiche per modifica convenzione sua di iniziativa pubblica per nuovo prestito scolastico di vita residenziale e variante progetto di riconversione immobile di edificio scolastico. Ma dov'è questo? Località Campo Menoso. Ah, è completamente la parte dell'urbanizzazione del complesso. Santo Stefano Davido? Sì, sì, Santo Stefano Davido, sì. La scuola, insomma, sì. La scuola. A fine anno, No. Sì. Accessore Paita. Diceva Ivan, no?
hai sentito che c'è un po' di remescio sulla scuola? Vabbè. Ma noi andiamo a fare un po' di remescio anche da parte dal punto di vista degli organi scolastici che lì puoi ancora fare, ma non tanto quello di vista della struttura. Speriamo bene. Torniamo indietro, dottoressa, vediamo un attimo qua la vicepresidente. Scherzi. È una persona che ha. Modifica la legge regionale numero 41 del 7-12-96, riordino del servizio sanitario regionale numero 24 del 29-5-96, disciplina delle autorizzazioni della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario di infermi infortunati e numero 24 del 5-5-94, sistema di emergenza sanitaria. Allora, è un emendamento alla legge che è già in discussione in commissione. E praticamente è una cosa molto importante perché trasformiamo il sistema del volontariato in parte del sistema sanitario regionale, seguendo una cosa che c'è stata fatta dalla Toscana e che e cambia completamente la natura del nostro rapporto con le pubbliche assistenze e la concertazione. Quello che l'ho un po' visto. Sì, loro abbiamo già discusso, mi pare che anche il Consiglio si è cominciato, in Commissione ha cominciato a parlarne, ci sia abbastanza consenso e in questo modo superiamo, dovremmo superare quei problemi che sono giacenti alla Corte di Giustizia. Io l'ho portato, anche se manca ancora. Non l'ha ancora visto legislativo, però direi che se ci sono delle modifiche, magari ritorniamo se sono convergenti, sostanziali, se no non li vedono e andiamo avanti perché c'è già la commissione fissata per venerdì prossimo, avendo saltato lunedì prossimo. Adesso tu questa settimana sei giù di Roma, poi di giovedì. Pippo, quando ti arrivassi, mercoledì io c'ho la Concordia e lui c'ha il patto per la salute. Offa dice mi sento di gestire il consiglio se gli altri sono per tutti, mancando il presidente. Sono mattina anche pronto? No, mattina. Sono pronto per pronto. No? Vabbè, tu no, chiaro. Ce l'ho a parte quelli. Pippo, no. Sì. Se posso permettermi, visto anche l'ultimo consiglio, poi magari cerchiamo per quando ci siamo, cercate di starci, perché se no poi finché ci sono io lì, no, ma io la mattina dico, sono la giunta rappresentata, se no. Alla mattina sono lì. Ma è un consiglio di pratiche, di provvedimenti? No. Perché è l'ultimo del mese, strano che non sia di provvedimento, non ce ne saranno provvedimenti. Vabbè, c'è il consiglio ormai attività. All'altro giorno i nuchi dicevano che ne fanno uno monotematico il 1 luglio per Skype. Se non mi dicono le cose, però ragazzi. No, andate i nuchi da cuore. Io pensavo che adesso era il primo. A me no. Il primo luglio vogliono fare consiglio tutto il giorno. È martedì il 1 luglio. Al mattino scarpino, il pomeriggio interpellanza. Tutto il giorno. Adesso il problema è che il 1 luglio sarà il primo giorno in cui l'assessore nuovo sarà di delega di scarpino. Io non può, va? Perché abbiamo concordato con Renata che lei stacca a fine giugno, no? Anche perché proprio la nomina, cioè diciamo l'insediamento del Parlamento a fine mese, a inizio mese, di 1 luglio. Lei partecipa ancora a questa giunta e alla prossima. Tra l'altro poi c'è Stoppani, quindi sia oggi che venerdì facciamo un po' di cose che stiamo vedendo. Sì, bisogna
bisognerebbe fare il 15 giugno, il 15 luglio, insomma, no? Io sono via però. 8 almeno, via. Vabbè, dai, poi lo sentiremo, se no risponderò io. C'è poco, non so. Ok. Assessore Paita. FSC 2007, intesa di azione di 1, miglioramento della qualità ambientale e territoriale, il progetto 13, lavori di riqualificazione urbana, realizzazione e parcheggio in località Premartè, comune di Badalucco, accertamento impegno di euro 100.000. Voi lo sapete tutti, no? Cos'è il progetto di Badalucco del PAS con la riqualificazione del parcheggio, un gradual diverso. Bene. Adesso è 10 di Montano, ma è condivisa con l'ANPAS, la proviamo in inserita. L'ANPAS, Croce Rossa, CIPAS. Assessore Rossi, ma solamente 100.000 euro ci mette. Non si, ma è uno stralcio. Anch'io ho so che l'impegno era molto di più. È 900. Vabbè, fanno un primo pezzo. Sì, fanno più. Bene. Assessore Rossi, modifica e integrazione alla legge regionale 7 ottobre 2009 numero 40, testo unico della normativa in materia di sport. Sì, brevemente. Si prevede una distinzione tra gli impianti a rilevanza economica e gli impianti a non rilevanza economica, quindi il comune tramite regolamento comunale ovviamente potrebbe procedere ad un'assegnazione diretta per gli impianti a non rilevanza economica, che questo risolverebbe un sacco di problemi sia per i comuni ma anche per le associazioni sportive che sul territorio tante volte rischiano di perdere la gestione degli impianti, soprattutto per quanto riguarda i natatori che arrivano in società. Poco hanno a che fare con l'attività sociale di una gestione di impianti. Assessore Rossetti, variazioni per euro 28.477 al bilancio 2014, l'articolo 7 regionale 23.12.2013, numero 42, articolo 3 di legge 8.2013, numero 35, 10.7.2013. Accreditamento strutture formative macro tipologia A, DGR 1675-2013, revoca accreditamento per accettazione attività dell'organismo formativo e intendimento centro formazione e orientamento professionale genere. Sempre assessore Rossetti, approvazione elenco di qualità tecnici professionali, costituiti sul territorio Ligure e censi del diritto per la presentazione di manifestazioni di interessi di quella DGR 1145-2013. Questo è importante perché abbiamo concluso il primo iter in cui scuole di tecniche professionali, enti di formazione professionale, BTS si è interessato o di altre regioni, insieme a scuole toscane o piemontesi in base all'indicazione, abbiamo costituito il polo tecnico professionale con le aziende, ma stiamo sempre di più mettendo insieme le filiere, le attività di servizio e tutta la filiera, dalla scuola dell'obbligo fino all'università, la filiera della formazione. Quindi il tentativo adesso è semplice di intensificare il matching tra il momento della conoscenza, il momento dell'esperienza e della competenza. E un po' sulla scorta dell'esperienza del DPS, insomma, dell'Accademia, e quello che stiamo facendo. Quindi, bene. È anche un po' di sommino sul territorio, però. Assessore Vesco, relazione in merito all'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, sempre l'articolo 34,20 del DL 179-2012. Su questo rispettiamo un obbligo che appunto questo articolo 34 ha inserito, il fatto che entro il 30 giugno di quest'anno vada pubblicata sul sito una relazione rispetto allo stato del trasporto pubblico della nostra regione, con particolare rilevanza sul trasporto ferroviario, di cui abbiamo la competenza, e siccome il contratto scade alla fine di quest'anno, appunto in previsione delle scelte future, cioè,
Sì, peraltro, oltre a fare un quadro di quello che è stato il trasporto ferroviario negli ultimi 6-5 anni, mettiamo anche un'eventualità che è quella di, visto che tutte le regioni hanno cominciato a trattare con Trenitalia rispetto al futuro, il tempo ormai corre, mettiamo anche la possibilità di fare, che è una proposta che avanza Trenitalia, una proroga del servizio ferroviario di almeno 4 anni, che potrebbe poi essere il tempo che ci consenta di effettuare la gara, aspettando anche i parametri europei sull'acquisto del nuovo materiale per la città. Questa è una prerogativa, non è già una decisione, però siccome va pubblicato entro fine giugno, l'abbiamo fatto nella maniera più completa possibile. Per rispettare, tra l'altro, c'è anche la lettera con cui l'ingegnere Orlandelli chiede che venga pubblicata appunto entro quella data, perché è un obbligo tassativo di informare. Mi stava venendo in mente, diciamo, sul discorso che siamo trovati al TPL, che l'atteggiamento del governo, diciamo, sulla legge di cui si sta occupando il Consiglio, potrà essere molto più, come dire, accondiscendente se diciamo che abbiamo istituito l'agenzia e che ha avuto il compito di fare la gara. Non so se mi spiego, no? Cioè, oltre, diciamo, a metterli un po' come sparatolo, poi puoi dire al governo, noi abbiamo fatto l'agenzia, questa agenzia adesso fa la, come si chiama, il bando, no? Ci metterà 5-6 mesi, no? Dopo l'estate, no? E qui in primavera noi facciamo il bando. E quindi questa leggina, diciamo, è proprio finalizzata a questo, diciamo, a fare la gara, non a evitare la gara, è a farla come si deve. Quindi è anche molto logico l'inversione, diciamo, no? Cioè, oltre al fatto che ritroviamo, sì, perché se l'agenzia non c'è, che sicurezza hai davvero che puoi fare la gara? Non ce n'hai, è quella che deve fare, se non costituisci l'organo che la fa, gli mettigliela così, vediamo un po', dai. Via! Gestione del patrocinio e uso del logo della Bene, provata. Assessore Barbagallo, contributi sulle spese relative all'acquisto alla farmaca di terreni finalizzati all'aumento della superficie agricola utilizzata, legge regionale 2014-2004, articolo 7,1 lettera A, stanziamento di altri 5.000. Qui il primo bando dei 5 bandi previsti dalla legge sulla farmaca. Diciamo con questo, prima mano. Perché non lo illustri oggi? Ce la fai? C'hai da fare? Benissimo. Come diceva Gianni Blondi a me quando andavo a allenarmi, vieni quando ti pare, mi diceva. Essere uguale. Si deve mettere qua. Eh? No. Stai qui quando ti pare, non c'è mica problema. Tanto è un lavoro volontario. Però fai la conferenza, facciamo venerdì prossimo. No? Venerdì prossimo a comunicarti. Vieni quando ti pare, Claudio. Assessore Briano, parere della regione Liguria in sede di conferenza di servizio per trasferimento recupero costa concorso. Posso parere per andare in conferenza di servizio? Chi lo illustra? La dottoressa Minervini, perché è molto molto tanto. Ti ringrazio. Ecco, no, vorrei che lo seguissimo bene tutti. Come tutte le volte che c'è una conferenza dei servizi, noi passiamo dalla giunta per un parere da portare come regione Liguria in sede di conferenza. E il parere si costruisce su dati tecnici che gli uffici hanno analizzato. Allora, dalla quale emerge chiaramente il fatto salvo di un attivista esperimento, per il quale noi possiamo dare delle raccomandazioni, però non c'è nessuna competenza né della regione né di un altro interessato, che è sempre dal giugno a giugno. Per quanto riguarda invece il parere per la Senori, perché è stato concordato con anche tutti gli enti competenti che parte il peraltro al parlo del lo ed è un parere sui il recupero dell'accompagnamento
questo sinteticissimamente avviene. La nave arriva e attracca vicino alla riva della nave. Lì per alcuni mesi viene fatto un'attività di cosiddetto alleggerimento. L'alleggerimento significa portare via tutti i moduli, cioè, cosa che i portuali sono capaci a fare, cioè, storicamente. Questo alleggerimento però serve perché così il passaggio è inferiore e viene portato sulla senza dragare. E a questo punto è lì che è il punto. Sul bacino subito o dove c'è lo sperbacino? No, nel sperbacino. Al posto del sperbacino. Qualcuno viene chiuso ed è qui, diciamo, il fatto fondamentale, nel senso che, come peraltro dimostrato, devo dire, con ampia documentazione dalla società, l'unica possibilità per fare questo tipo di attività in un porto è proprio quella porta di Genova, perché come abbiamo sottolineato nella prima conferenza dei servizi sociali, noi abbiamo tutte attività esistenti che fanno già in parte questa attività. Per cui per noi, dal punto di vista dell'impatto ambientale, che abbiamo scritto anche nello streaming, non c'è un aumento di inquinanti, eccetera. In più è fatto nelle migliori condizioni possibili e con la massima tutela possibile. Questo affare qui l'avete più o meno concordato con comune, provincia, capitaneria, autorità portuale. L'ASL la prima volta non è venuta, la seconda volta, adesso avete in streaming la pazienza, dice che era meglio se non fosse venuta. Occupatevene un po' insieme. No, comunque, cioè, non abbiamo bene le cose. Siamo tutti concordi. Adesso l'avete visto. Adesso l'avete vista anche l'ASL. La delibera a doppia firma mia, soprattutto tua, non so se l'hai già vista, che sia valida. No, perché l'ho chiesto al dottore Samaiolo, giustamente non lo sapeva. No, così almeno è a posto. Le maestranze sono già del settore, già fare dei percorsi di aggiornamento, sul tema sicurezza. Per evitare che a volte lavora la compagnia qui sotto, diciamo, lavorano San Giorgio al Porto e Maiori, poi dicono che saranno coinvolte 50 ditte, quindi non so, forse c'è un tema di aggiornamento. Guarda, venerdì prossimo dovrebbero essere qui le due aziende, se tutto va bene. La mattina in cui bisogna iniziare ti dicono cosa fate come formazione, la formazione da prevedere la prima. Ma ho visto degli studi pazzeschi, quindi immagino che... Però se tutto va bene vengono qua venerdì le due aziende, quindi è anche la compagnia Caparezza, che recuperiamo quel misunderstanding l'altra volta, quindi magari le facciamo venire, non so, un'ora prima. Però non volevo farlo prima perché aspettiamo mercoledì, insomma. Mi sembra che ci siamo messi bene, ecco, però Toscani non è che si sono fermati, insomma. Sono ancora abbastanza guariti, però stiamo a vedere, dai. Vabbè, dai, quindi venerdì se tutto va, poi facciamo qui una cosa magari più lunga del solito, diciamo. Se a 1:30 potremmo far venire alle 12:30 compagnia e aziende, insomma, ci facciamo gustare bene la cosa. E comunque, insomma, se va per quel settore lì è un'iniezione di lavoro, mica da ridere. Tanto è un settore che sta soffrendo da matti. Va bene. Ecco, l'ultima cosa che non... Quando si è visto che Piombino non andavano, la nostra Civita Vecchia, la riunione lunedì. Ma Piombino lo capisco, ma diciamo, Toscani. Questa Civita Vecchia è una cosa abbastanza comprensibile, anche perché a questo punto i tempi sono comparabili più o meno. No?
Vabbè, via. Approvazione protocollo per la gestione di materiali nell'ambito della realizzazione della piattaforma di Vado Ligure. Un protocollo tecnico che dice che materiali e come. Per andare avanti. Sì. Credo che sia buono. Ti lascio questo. Ah, è già arrivato, è già arrivato, è già arrivato. Anzi, meno male che è arrivato, quindi volevo soltanto vedere. Sembra ci sarebbe la modifica all'articolo 12, regolamento regionale numero 4 2013 relativo al tesserino del volontariato di protezione civile. Sì, ho una serie di delibere che mettono a posto il nostro rapporto col volontariato, sono di titoli diversi, ma tutte concordate con loro di protezione. Ma che copre serve? Approvazione convenzione tra Regione Liguria e Coordinamento Provinciale di Savona per la gestione del polo di protezione civile di Villanova d'Arghenda, articolo 23,8. Approvazione convenzione tra Regione Liguria e Coordinamento Provinciale di Volontariato di Protezione Civile della Stessa per la gestione del polo regionale di Santo Stefano Magno. Approvazione e convenzione tra Regione Liguria e Coordinamento Provinciale del Volontariato di Genova per il presidio della sala operativa regionale. Approvazione schema di convenzione con Ligure Ricerche SPA per supporto tecnico per predisposizione di implementazione anagrafe di siti da bonificare. Impegno di spesa euro 34.999,36. Accertamento dei risultati di raccolta differenziata dei rifiuti urbani raggiunti nell'anno 2013 in comuni della Liguria. Allora, questo è l'accertamento, li trovate divisi per province, divisi per comuni e vediamo una copia. E anche in relazione all'aumento avuto o la diminuzione in alcuni casi tra 2012 e 2013. Bene, e la media globale com'è? Se li dico per province? No, vabbè sì, anche globale, globale. Anche se per province. Per capire se si muove un po'. Ecco dove è allora. Dunque, Cimpera 27,56. E com'era prima? Dopo se li dico tutti provincia, poi vado in fondo alla tabella. 35,47 Savona, Genova 34,64 e La Spezia 29,63. Poi la provincia di Imperia è aumentata dal 26,85 al 27,56. Savona dal 33,44 al 35,47, Genova dal 33 al 34, Spezia dal 30 è passata al 29, dal 30,38 al 29,63, totale regione dal 32 al 33. Però ci sono i dati sui comuni, allora abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 comuni, che superano il 65%, sono tutti comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, ma alcuni di questi non sono piccolissimi, penso a Pieve Ligure, Trecco, Nevanto, poi invece abbiamo fatto anche una tabella che ci sembrava importante anche per le discussioni che avevamo in seguito rispetto al piano regionale dei rifiuti, dei comuni che sono sopra i 20.000 abitanti, quindi trovate la tabella di tutti i comuni sopra, quello che è più alto rispetto ai comuni sopra i 20.000 era Pallo, che ha il 47,51. Segnalo che in provincia di Genova il gruppo dei comuni di Pieve, Recco e Bogliasco hanno raggiunto risultati altamente soddisfacenti in poco tempo. Bene. Modifica l'articolo 5,2 della legge regionale 1/2014 della delimitazione degli ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato ATO Centro Ovest 1 e ATO Centro Ovest 2. Sì, perché quando era stato fatto l'emendamento da Chiesa e altri consiglieri per fare l'ATO Valbormida, non avevano tenuto conto che Gnoglia, Sassello e Urbe in realtà le acque confluiscono nella Valbormida e quindi è giusto che rientrino in quell'acqua. È una modifica di legge questa? È una modifica, però è una delibera di giunta in realtà. Nella legge ho previsto che sia una modifica di giunta. Ci sono delle modifiche non sostanziali. Bene, via. All'epoca di
consigliare il numero 1237-2005 cancellino se non ti mediano una favore di Alfa. Assessore Rampaudi, interventi di sostegno di fasce deboli ed estrema povertà, impegno di euro 700.000 a favore dei distretti sociosanitari e di euro 100.000 a favore del Banco Alimentare Associazione Onlus. L'estremo povertà che va prevalentemente su Genova o anche sugli altri sistemi. Come sta andando il Banco Alimentare? Bene? Il Banco Alimentare va bene, i Banchi Alimentari hanno però questo problema che sono stati tolti dei fondi agricoltura a livello nazionale, quindi è stato costituito in alternativa un fondo per i vigili, adesso stiamo vedendo a livello nazionale come distribuirlo perché rischiano di non avere più quella partita, diciamo, di alimenti che arrivano dall'Europa e infatti stanno facendo questa, hanno fatto questa colletta alimentare, diciamo di solito ne fanno un annuale, invece c'è stata questa sabato scorso proprio perché sono in difficoltà. Sosteniamo l'organizzazione che poi vede coinvolte 460 associazioni in tutta la Liguria. Bene, via. Rambaud, disegna il piano operativo nazionale per la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute 2014 della salute CCI. Sì, questi sono i soliti interventi integrati, sociali, sanità, prefettura, forza dell'ordine per l'emergenza calore. Comunicazione, Duno Alpino al Sacrario della divisione Cuneense. Quando è? 6 luglio 2014. Domenica 6 luglio. Va bene, vediamo, questa la farete voi con gli uffici. Ah, coordinava, quindi roba di Imperia. Non è troppo forse per la scuola, non farà. Finito? Allora, vediamo un po' le cose. Abbiamo mezz'oretta, dai. Partiamo come al solito. Allora, io posso di nuovo biondi giù di sotto. Ho biondi giù di sotto da indire che doveva venire nel pomeriggio, ovviamente lo faccio venire stamattina. Non so se avevi delle cose da dirmi, se no c'è il tema... Sembra che le cose di qui siano di tutt'altro genere, no? Sì. Se devi andare, vai, vai. Io? Ho una delibera che potevamo approvare, ci sono ancora delle cose con la Lorena. Poi c'è oggi pomeriggio che potrebbe essere diverso, c'è forse qualche tensione nel partenariato. Io avevo già convocato oltre la commissione. Ma io posso anche fare 10 commissioni e vediamo. Penso che il 22 è la data ultima per la presentazione del programma operativo. Quindi, che mi dicono i miei uffici? 22 luglio? 22 luglio. Però programma operativo vuol dire proprio l'elenco delle cose? No, no, il programma operativo sono i diritti generali, sono le... Va bene, va bene. E invece, diciamo, quelli per esempio il PAR FSC cosa sarà a settembre, ottobre? Penso di sì, non mi pare ci siano tempi più rapidi per quello. Eh? Sì. Però noi per averli inviati il 22 mi dicono che almeno il 15 deve essere pronti per cominciare l'inserimento. Ma oggi ci dite un po' questo, ci dite sostanzialmente. Ci sei oggi? Io, sì, ho invertito questo qui da... Vai, ci vediamo alle 2:30, 2:30 tre massimo. Io pensavo, potremmo... 2:30 perché fa parte di voi, se riteniamo, no? Se no, abbiamo la provata. Sai, ma qualcuno deve andare lontano. No, la confusione, ce la diamo per approvata, poi oggi facciamo... Sì, casomai, certo. Sono cose pure. Sì, ma io ho solo due cose, ho più con l'integrazione da chiedere, ma non accordo con gli uffici. Va bene, ok, dai, abbiamo finito, possiamo prendere la cartella gialla. Adesso ho cambiato un po' l'ordine, quindi non so, vi chiedo un attimo di attenzione, nel senso che non sono sicuro che l'ordine vostro sia uguale lì. Comunque c'è una scheda di Boitano, diciamo, su... Scusa, c'è anche il disegno... Facciamo un disegno di legge che modifica la finanziaria approvata a dicembre. Sì. E questa legge è per gli eventi 2015 che noi riteniamo di poter promuovere
usando il fondo di riserva e che potrebbero, che necessitano la firma per 2.000 euro, di 2 milioni di euro. Vabbè, si potevano... ah, capito tutto, dai. Ok, va bene. Va bene. Ok, allora torniamo alla cartolina gialla. Allora, trovate più fogli, mi pare 1, 2, 3, 4, che sono relativi a quello che io chiamo argomento strategico della settimana, in cui avete il quadro di tutti gli interventi piccoli di recupero di alloggi e di riqualificazione, piccoli comuni a Toscana, giusto? Sono divisi in due elenchi, io non so che alloggi corrisponde. Un elenco e sono tutti. Il primo elenco sono quelli che partono, perché hanno detto la cosa tutto, devono partire. Scantierabili entro giugno 14. Cioè 40 elenco completi e 23 sono quelli che partono subito. Con i nostri soldi, perfetto. E l'altra la piantina, va bene. Ok? Chiaro. Ciao. Seconda scheda, l'impresa di oggi che viene credo 12:30 è Amico and Company. Dunque, Amico è una bella azienda per fare fitting di maxi yacht nel settore della riparazione navale al porto di Genova, che recentemente, alcuni anni fa, ha aperto una nuova sede anche a Loano. 25 milioni di fatturato, circa 100 se ricordo bene addetti, più altrettanti nell'indotto. 200. Ora, questo amico qui si è inventato un giochetto molto importante, adesso comunque ce lo racconteranno, e sta in un'area delicatissima, nel senso che sta nell'area in cui si dovrebbe ridisegnare, un'ipotesi era che non passe piano, come ricorderete, e c'è ancora lì, diciamo. Anzi, visto il sindaco ci prega di trattenere ancora le risorse, diciamo, per un po', e perché sarebbe tutta la riconversione legata all'idrografico, eventuale tunnel supportuale, idrografico che va alla lavanderia, torre dei piloti, spostamento dello yacht club, sviluppo delle riparazioni navali grandi nell'area, diciamo, dello yacht club, e quindi nell'area un pochino più a ponente, e sviluppo di un po' nautico di cui Amico fa parte nell'area un pochino più elevante, legata in qualche modo a nautico, da arsenal piccolo ad arsenal grande. Su questa roba qui, come avete visto, si è aperta anche una battaglia, diciamo, dentro Cina, che riguarda in parte il salone nautico singolare e in parte i saloni nautici plurale, cioè la società che devono fare, eccetera, eccetera, eccetera. Permesso che abbiamo attivato rapporti con Perotti, Vitelli, Gavio, eccetera, eccetera, ho l'impressione che le cose che ci dirà lui oggi, diciamo, ci fanno avere elementi complessivi su questa vicenda qui, ma non tutti collimanti da loro. Composto quadro gli interessi delle diverse attività, fiera, uccina, riparazione, refitting, eccetera, si troverà una cosa abbastanza complicata e credo anche con qualche, come dire, conflitto, diciamo, di gara, conflitto, insomma, tensione. Sono cose che Cucinelli riconosce abbastanza bene, vedremo come si può fare. Insomma. Questo, Kosovic, Amico, Cina, Fiera, no? Autorità portuale, sono idee molto, come dire, non proprio convergenti, mettiamolo così. Invece venerdì prossimo, come vi dicevo, se tutto va bene il 25, ospiteremo qui, diciamo, forse vuole venire anche Saipa, magari. Comunque, il polo genovese, diciamo, delle riparazioni navali, quelle delle navi, perché Amico è il leader, comunque uno dei protagonisti delle riparazioni di barche, anche se le barche ormai sono dimensioni tali, anche 100 metri più lunghi. Comunque, sono un'altra cosa, chiaro, no? Come funziona. E poi verrebbe anche la compagnia, da cui ci fu appunto quell'equivoco l'altra volta su Voraio, perché se le cose andassero bene sarebbero poi i soggetti che operano fondamentalmente sulla Concordia, mi sembrava anche giusto.
Poi in coincidenza con l'arrivo, sempre che arrivi, diciamo, pensavo di invitare una volta Costa, che potrebbe venire appunto quando arriva la compagnia, se vuole venire naturalmente. E vabbè, insomma, mi sembra che... Invece oggi presentiamo due opere di cui volevo parlare un attimo, più che altro la prima che la seconda. Allora, noi oggi presentiamo un'operazione che è finalmente partita, e mi pare anche efficacemente, dopo anni di blocco, che si chiama Argini Bassi Magra, che insieme ai dragaggi appena conclusi, con pochissimi giorni di ritardo sul programma, insomma, configura l'intervento significativo della regione sul Magra. Ora lì la provincia ha partorito i lavori, ci fu un grande ribasso, dopodiché non partivano mai, adesso sono partiti e giurano che finiscono anche, insomma. E che finiscono tra l'altro primo novembre 2015, festa di tutti i santi, e quindi neanche tanto in là, diciamo, un anno e luglio, agosto, settembre, 16 mesi. 16 mesi e qualche giorno. Bene, credo la provincia, giusto? E viene il sindaco di... È strano. Però... Vabbè. Il sindaco di Amelia. Allora, il sindaco di Amelia, che ha chiesto di conoscermi, di incontrarmi, sì, ha chiesto un po' a Gillo se lo portavo, mi ha posto un paio di problemi che adesso poi affronteremo dai primi di luglio un po', diciamo, nel senso che dice che il lavoro, ancorché abbia un po' di problemi, di impatto, eccetera, però è un lavoro che considerano importante, eccetera, eccetera. Da questo punto di vista è un giudizio di continuità. Poi chiede se troviamo un po' di risorse, io non so, qui sono già mangiati i ribassi qui o no, Renata? I ribassi sì, perché erano tutti le copie, anche tutti gli altri. Vanno ridistribuiti. Vabbè. Comunque lui ci pone due problemi, Uno è, come ho già sentito tante volte, la zona cosiddetta la polleria. Cioè, secondo lui, se non si fa anche quello, magari domani, no, domani. Sì, certo, ma non so, io non lo ricordavo. No, ma forse si confonde con Fatto Staffa? No, polleria. No, adesso è meglio. Allora, diciamo, meglio, no? Ne parliamo un attimo quando viene. Ma io non lo sapevo. Non sapevo, io non me lo ricordavo. Ma magari lui, tipo. Sì, lui non lo sapeva, no? Perché no, ma porta problema. E chi lo deve fare fisicamente? Sono tutti quei genera, perché non prevedevo. Noi abbiamo finanziato questi, ma abbiamo finanziato. Però diciamo che deve parlare con la provincia, che tra l'altro c'è, e devono farlo. Insomma. Poi lui dice che insomma, il ritardo di Marinella, mettiamola così, fa sì che alla fine. Diventa un po' inefficace il tutto se a un certo punto non si fa noi l'intervento che devono fare loro, adesso lo dico semplificando. Non so, sì, ma dite, non fatemi... No, anche stavo guardando quello, diciamo, noi arriviamo solo fino a un certo punto, senza capire. No, no, no. E quindi, diciamo, ho detto la rilega, si faceva... Ho capito, però se questo punto va avanti ha un senso. Se non va avanti, ha anche un senso quello che dice lui, no? Sì, diciamo perché, perché i lavori che sono riusciti a finanziare sono quelli che mettono più in sicurezza, diciamo, mettono in sicurezza la maggior quantità di abitanti. Allora è un tema, dai, dovremmo ragionare, capire se va avanti il progetto, se no. Ma quindi ma è finanziato con quei 6 e 9 o no? No. Basta. Abbiamo trovato altre risorse per tutta una serie di opere. No, secondo me è finanziato, bisogna solo vedere che starsi dietro che lo faccio. Dopodiché c'è una... C'è il tema di progetto Marinella sì o no? E se no, allora come si fa a intervenire? Perché lui dice una cosa che mi pare anche ovvia, no? O il sistema è chiuso, se no se ne fai 20 e due non li fai... esce da quei due, insomma, no? Pare abbastanza ovvio. Va bene, seconda cosa che è molto grossa, per cui viene, credo, la carezza,
e anche Beruti, ex sindaco di Cosseria, neo assessore, diciamo, della provincia di Savona per alcuni mesi alle infrastrutture al posto di Schneider, che si è dimesso, chiuso parentesi, è quell'interventone di Muriardo, che adesso cominciano ad andare a regime finalmente, perché, e che finirebbe tra un anno scarso, il 31 maggio del 15, quindi sono anche in tempi abbastanza anche in tempi abbastanza contenuti, insomma, voglio dire, 31 maggio 15. Poi volevo, avendo ancora un quarto d'ora, vedere ancora un paio di questioni. Dunque, fare il punto con voi su un po' di vicende di queste complicatissime che abbiamo in parte fatto poco fa. Allora, di Concordia vi ho detto, si va il 25 giugno a Roma, speriamo di chiuderla. Poi arriverebbe la nave nella seconda metà di luglio, se tutto va bene. Attorno al 20. Poi, il 30 invece siamo stati convocati per Tirreno Power, dove la vicenda si è orrendamente complicata per il provvedimento del Ministero dell'Ambiente. Ecco lì, organizziamoci un po' bene, diciamo, per andare giù, bisogna che forse gli uffici vengano, insomma, no? Nel senso che, senza forse, insomma. Vabbè, insomma, adesso i sindaci ci chiedono di trovare una soluzione, di anticipare il 30, ma voglio dire, se si ritorna a lavorare il 25, di fatto da oggi. Non è che se facciamo una richiesta, una lettera. Lei ce la fa il 30 a venire, sì, 25 e 30. Perché adesso il provvedimento che è sul tavolo è un provvedimento dell'ambiente, in buona sostanza, no? Che vanifica la trattativa lunga che l'azienda aveva avviato con la procura, nel senso che se anche la procura facesse ciò che consentisse di fare ciò che l'azienda chiede, saremmo ugualmente bloccati a causa del provvedimento dell'ambiente. L'incontro si svolge presenti Mise e Ambiente, e cercheremo di capire come si fa, tensione lì e alle stelle, insomma, come ovvio che sia, l'avete vista ieri. Invece il 3, poi torniamo giù, purtroppo sono tutti abbastanza frastagliati, ma pazienza, per Esaote. Su cui, voglio dire, non sembrerebbe impossibile trovare una soluzione, da quanto capisco io. Ora, mi pare che Esaote dica, e anche il GHT, che vorrebbe fare, diciamo, il trasferimento dell'attività di ingegneria, eccetera, eccetera, non dell'attività manifatturiera. Ma se il problema fosse che ingegneria sale sulla collina, attività manifatturiera sta giù, di per sé, mi sembra una cosa che discuteremo, insomma, lì c'è molta tensione pure lì. Comunque, cerchiamo di capire un po', discutendo lì, come butta, e poi naturalmente il comune a questo punto deve capire se ci sono o non ci sono, e con di sé mantenere, come dire, la reciprocità di impegni che si erano assunti. Io sarei molto affezionato a capire quali sono i posti di lavoro a fine, diciamo, di questa operazione. Poi se sono tutti insieme, come un po' su o un po' giù, se invece, come dire, viene messa in discussione l'assetto proprio produttivo, diciamo, il numero di addetti, cosa significa, allora, in queste tre date bisognerebbe capire se riusciamo a farci mettere Ilva, se no diciamo facciamo i pendolari. Io ho rimandato anche ieri un messaggino a Castro sollecitando, che sta crescendo anche lì. Perché noi abbiamo luglio per venire a capo, cioè bisogna trovare un modo per prolungare la protezione sociale, gli ammortizzatori. Tutti la vogliono fare, ma non si trova una via per farlo. Sono poche parole. Poi, per
presidente della provincia di Savona e il sindaco di Vado ci chiedono di riattivare di convocare il comitato di vigilanza. Sì, e l'abbiamo convocato per il 7-8 al abbiamo ipotizzato l'8 alle 15, però lì vorrebbe vedere un attimo perché infrastruttura, ambiente, no, lì, se si può, se no si cambia, se non si può si cambia. Là. Beh, lì mi pare che sono ambiente e infrastrutture, no? Diciamo perché c'è anche il viadotto, là, come si chiama, Borsa di Lì. Ambiente e infrastrutture, quando hai ben detto sono questi due. Ora lì io non so, mi dicono tutti che non ci dovrebbero essere. Mi dicono tutti che non ci dovrebbe essere un rimbalzo negativo sulle vicende veneziane. Perché mi guarda con quella faccia? È lo stesso, la stessa azienda, diciamo. È la stessa azienda. Però sembra che poi in realtà siano poi società diverse. Al momento non ci segnalano problemi, come dire, legati alla. Cioè di ricaduta negativa su Vado alle vicende del Mose, per capirci. Tra l'altro il comune di Vado, il neoeletto, la neoeletta sindaco, ha anche cambiato un po' atteggiamento del precedente sindaco, con un atteggiamento più, diciamo, orientato a ritirato una serie di ricorsi, nel senso che c'è talmente casino lì che, diciamo, può chiedendo che si rispetti, buonasera, ci mancherebbe altro. Cioè. A questo punto ne approfitteremo, se l'otto viene confermato, poi faccio un po' sapere, è una cosa che abbiamo ipotizzato pochi minuti prima che io salissi con i Vadesi, che sono venuti insieme ai sindaco di Quigliano per la diretta. Ho ipotizzato di occuparci di questa azienda che si chiama EMAC Utrema. Che vorrebbe insediarsi a Bergeggi, un'area che il comune però, come dire, contesta per motivi turistici. Allora, se troviamo un'altra soluzione, va bene, però se una volta viene un'azienda a insediarsi, bisognerebbe non andare via. Cioè, lì hanno un parcheggio per le spiagge, insediarsi, un'area dell'autorità portuale e comunque diciamo dicono che c'è un impatto abbastanza forte tra l'attività industriale e quella turistica balneare. È un'azienda che fa della struttura, sì, è un'azienda che fa dei grossi affari, che sarebbe questo, diciamo, in effetti mi rendo conto che è abbastanza, che fa delle cose che poi devono essere imbarcate, che serve posare i tubi delle tubi o casi. Però un'azienda che qui non c'è, che può andare qui come può andare in Adriatico, insomma, non so. Sembra che sia messo in un modo tale che bisognerebbe non mandarne via di quelli che vogliono venire. Io l'otto non ce la faccio, se potrebbe fare il 9. Potremmo invertire Imperia e Savona e fare il 9. Vabbè, ma lo stesso, né? Magari facciamo al mattino, no? Cos'è? Sono libero al mattino? Vabbè, te ne occupate oggi? Sì. Allora, l'8 potremmo fare Imperia, tornare a fare Imperia. Dunque, già che ci siamo, l'8 andremo a inaugurare soprattutto Enzo e gli imperiesi, diciamo per territorialità, un po' di opera del Polo. Di
Io pensavo di fare 8 Savona, 9 Imperia, invece potremmo fare 9 Savona e 8 Imperia, è uguale. Vabbè, se ne occupa io nel pomeriggio gli interlocutori concordiamo un po' gli orari. Ah, ma va bene, come parliamo? Vogliono fare un po' di no, no, va bene, io il 9 perché ho una cosa maggiore. Ma non so, ma il 9, io adesso non ho l'agenda con me, no, ce l'ho in borsa. Se potessimo fare l'intera giornata ponentina, andare mattina fino alla sera, va bene. Io sarei un'ora maggiore dalle 3 alle 4. Lo so, ma siccome loro vogliono che io veda anche questa cosa, è Macut, diciamo, diventa più complicato. E organizza gli orari prima che poi, almeno condizioniamo il resto dell'agenda a quello, dai. Io non ho cose. Se potessimo fare 9, e chi se ne frega, poi casomai partirò al mattino, diciamo, per la conferenza. Questa delle 8 è anche comodo. Se potessimo fare... Ah no, perché al mattino del 9 c'ho il gaslino, capito? Vabbè dai, trovate una soluzione a voi, come va bene a voi, salvo gli impegni che ho già, io mi adatto. Che poi, Ivan? Così pomeriggio. Ma anche durante la conferenza stampa, diciamo, o durante Amico, scusa, durante Amico fai un salto giù così poi togli il dunque, poi do la parola a Enrico, giusto? Volevo fare un passaggio su questo? No, sì, dicevo che durante l'incontro io nel consiglio ci eravamo presi l'impegno di alternare le due date. Mi pare una cosa non facilissima, perché l'azienda manifesta una certa rigidità nel condividere questa cosa. E Ministero dello Sviluppo pare abbia difficoltà a anticiparlo, sarebbe stata la cosa più facile, e quindi bisogna intervenire, cosa che abbiamo già fatto telefonicamente più volte, però siccome la procedura che ha attivato l'azienda scade i termini in 4, vedo anche difficile che il Ministero del Lavoro possa andare oltre quella data. Quindi se potessero fare, non so, mattina pomeriggio. No, ma cosa volevo dire è che sentendo anche, insomma, fatto in conto anche col comune, il sindaco. Sì, ha chiesto di mandare una nota ufficiale, quindi si sta predisponendo perché io non posso assolutamente mandare questa cosa. Va bene, va bene. E poi ho fatto la partita, cioè, sì, fatto la partita. È arrivato amico. Sì, qualche minuto. La seconda cosa, dicevo solo per Ivan, un appunto, secondo me in tutte le occasioni dei passaggi romani è assolutamente necessario andare a parlare con il ministro Poletti. Dunque, Poletti è qui in 4. Però assolutamente che si metta. Però Poletti aveva bisogno di uffici con sé, non so. Che si metta a mano lui, perché se no non usciamo. Scusa, ma facciamo una lettera, firma mia, tua, diciamo, in cui diciamo. Aspettiamo la soluzione. C'è molta tensione, tipo, aspettiamo la soluzione. Sì. Chiederemo se il 4 quando vieni, magari possiamo. Mandategliela subito. Se eventualmente ti puoi far accompagnare dai direttori, diciamo. Tra l'altro volevo sentire poi un po' Gian Graneo, perché, anzi, fallo tu. Io non so come sono messo con l'agenda, ma andate a vedere giustamente. No, io volevo fare una chiacchiera con Poletti su Garanzia Giovani. L'iniziativa lì. È su quello? E allora, a pubblico la cosa. Perché mi sembra strano che, perché, cioè, tutta l'Unione Europea si è spinta su questa roba qui. Ieri incentivare questa misura. Ho detto, mentre noi pensiamo che sia una cosa abbastanza, diciamo. Io infatti ho detto, Polinari, come siamo? No, non possiamo. No, partiti. Non investito. No, noi. Mi sembrava che noi, gli uffici nostri, non la considerassero una cosa con grandissima prospettiva. No, non è una possibilità. Da gestire un grande cautela, insomma, che non è che sono è proprio un, come si dice, un issue europea, proprio. Sì, però insomma, non usciranno fuori milioni di posti di lavoro. Lei
ho capito, ma bisogna non dare quel messaggio lì. Non ci sono 100.000. Se uno clicca e pensa che gli troviamo lavoro, è complicato. Poi... Non hai detto clicca, sì, devi fare clicca. No, clicca, clicca, è facile cliccare. No, no, non è che noi abbiamo, diciamo, 25 alternative. No, ma noi siamo partiti, anche, no, ma il governo è partito anche la comunità. Se la preoccupazione mi è inutile, tenete la... No, no, tra l'altro, adesso, adesso io sto chiesto... No, ma dico, adesso, adesso io ho chiesto ai miei uffici, visto che sono già partito, anche la, abbiamo aperto anche il nostro sito, quindi di fare una dettagliata relazione, se volete possiamo fare un approfondimento di più. Mi sembrava che fosse carino pensare di usare quel giorno lì per chiedere a Poletti se sta andando, cenando, prendendo l'aperitivo, visto che lui sarà accompagnato da chi se ne occupa, se convenga su quello, se poteva favorire un momento un pochino più avvicinato. Di... L'impressione che ho parlando con Poletti è che sia uno che ci acchiappa. Cioè, abbiamo fatto due riunioni con lui molto operative, molto buone. Va bene, l'ultima cosa riguarda Piaggio, se volete, nel senso che ho visto che c'è stata una partenza in salita lì a fine anno su sta vicenda, credo che sia tattica, però andiamo. Vabbè, poi per quanto riguarda Shiba mi hanno chiesto di conoscerla lì di Terna, lo hanno conosciuto, adesso a luglio spero di presentargli anche la nuova AD di Enel, perché in sostanza Toshiba dice voglio capire con i nuovi vertici se andiamo avanti come voi vecchi, insomma. Perché in quel caso sarebbe più facile, eccetera, eccetera, eccetera. Per l'incontro con De Vincenti che andrà dopo il 7 luglio. Vabbè, facciamo. Era il 25 per salutare. Una cosa, Claudio, mi hanno scritto anche al consiglio, forse sai, diciamo, che diciamo... Mi ha parlato con Bonfa. Adesso mi scriverà già adesso se facciamo iniziative per i 30 anni. Sì, mi ha parlato con Bonfa, vediamo se facciamo una cosa. Sì, mettiamo un attimo l'andazzo. Mi ha scritto in questo istante. La vedi tu? Sì, con Bonfa noi non abbiamo concluso. Bene, siamo puntualissimi. Ci potete andare anche senza chiedere il permesso, siamo battuti. Non farlo mai, peraltro. Tutti i confronti con il ministero ci hanno chiesto di andare a fare il tavolo con il ministero. L'azienda? No? Produce a... No, abbiamo bisogno di un aiuto perché un tedesco che ha preso una multa sul treno ha mandato una nota di protesta, è il tedesco, quindi avrebbe bisogno sempre di una traduzione. Il dati cosa mi dice che avete domandato? Un decreto. Ah, quindi è a posto? Certo. Devo dire tutto io. Non viene in contatto. Il decreto, l'ha già firmato la... Bisogna che sto vicino, Ma ne è mandato anche il decreto. Sempre, Torno. Ah, sono tutti gli errori. E dai, Renata, la penultima volta rimane. Sto scherzando. Bevo un po' d'acqua. Vicino al capo.
Posso levare la giacca, visto che sono stato di una tappa. Allora, come cominciamo adesso? Allora, la 25esima volta mi pare, sì. Comunque discutiamo di un'azienda in giunta. Oggi abbiamo chiesto la presenza qui di Amico, amico azienda, amico persona, che ha sviluppato, diciamo, nel tempo, con sempre maggior successo, un'attività molto importante di fitting di grandi barche, se vogliamo anche di navi, perché ormai queste sono navi, anche dal punto di vista giuridico. Cascata ai 25 metri, dove è cascata? A 24 metri. Nel settore della riparazione navale a Porto di Genova, in particolare in quella parte, come dicevo prima, più vicino al Salone, alla Fiera, alla Darsena. Da qualche anno poi l'azienda ha aperto un'attività, come ho scritto anche nella nota sul sito, a Caloano, nell'ambito del porto. Ora, noi siamo in una discussione, come dire, abbastanza lacerante, come dicevo prima, su Salone Nautico, Fiera, Saloni Nautici, Darsena Piccola, Darsena Grande, Yacht Club, Torre Piloti, Renzo Piano, Idrografico, Lavanderia, Tunnel. E in questa discussione, oltre che presentare l'azienda, credo che sia importante conoscere la posizione dell'azienda anche sulle vicende, per così dire, urbanistiche, diciamo. Noi le facciamo in streaming, quindi lo dico per... Oh no! Sì, sì, lo so. E poi dopo, diciamo, si fa una... No, da una ventina di minuti. E dopo si fa una presentazione, diciamo, anche alla stampa. 10 minuti, più breve. Ma adesso non vuoi aggiungere altro, vuoi che tu dicessi un po' bene come la vedi tu. Cosa fate voi e come vedi tu, diciamo, la vicenda degli assetti, che da tanto tempo è lì che è un po' indeterminato. Via. Ringrazio. Ah, volevo solo aggiungere che l'azienda sta facendo un investimento molto rilevante di... Sono circa 6 milioni di euro, ahimè per fortuna in aumento, dipende dal punto di vista dei fornitori, per fortuna. In aumento, un investimento molto importante, vi farei vedere una cosa che abbiamo preparato per i nostri clienti, che dà un bel, se magari la facciamo girare, un bel, una bella idea immediata di cosa stiamo parlando, di dove, perché riguarda proprio la nostra attività, le novità presentate ai clienti. Subito a pagina 2, girata la copertina, si capisce dove si sta. Ecco, il bacino è quello lì, diciamo, con la bandiera di San Giorgio, suppongo. Esatto, gli inglesi dicono, ah, ma fate pubblicità all'Inghilterra, allora io tutte le volte gli inglesi spiego come funziona la storia della bandiera genovese che è passata poi, e tutti si mettono a ridere dicendo, non è vero, per cui... Mi farebbe piacere avere qualche documentazione ufficiale da sbattere ai nostri amici. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Comunque io ringrazio ringrazio il Presidente, ringrazio l'assessore Guccinelli per l'invito. Ho preso il telefono di Matteo, scusa. La risposta assurda. Ah, le mani di grandezza. Di qua è la vecchia guardia. Ringrazio dell'invito. La nostra attività, ma soprattutto poi il mercato al quale ci riferiamo, che veramente è un'opportunità di sviluppo importantissima per tutta la regione, per l'Italia. Noi siamo nati 22 anni fa, attualmente abbiamo due cantieri, Genova e Loano, siamo nati sul mercato di barche da 20 e 40 metri che all'epoca erano i maxi yacht. Questo mercato oggi non c'è più, è morto, è sparito, esistono le barche dai 40 ai 130 metri. E il mercato si è evoluto, noi ci siamo evoluti col mercato. Abbiamo investito circa 30 milioni di euro in questi anni in infrastrutture, 30 milioni di euro non attualizzati in infrastrutture, continuiamo a investire. L'investimento del bacino sarà di nuovo una delle infrastrutture leader nel mercato a livello mondiale, perché sarà il primo bacino coperto di queste dimensioni, totalmente climatizzato
a essere realizzato. I numeri uno al mondo nel nostro mercato sono in Spagna, l'hanno progettato ma non hanno ancora avuto la forza di realizzarlo. Noi ci proponiamo di passare da numero azienda numero 3, 4, quarta posta al mondo. Credo che i lavori finiscono tra pochi mesi. Beh sì, ho alcune foto, abbiamo messo in secco il bacino l'altro ieri e stiamo montando la sovrastruttura, la copertura. Noi puntiamo a crescere nel mercato delle barche, dei mega yacht, delle barche super, super grandi. Lo stiamo già facendo, se guardate la pagina successiva, i quattro bacini dell'ente bacini di Genova, noi a ottobre avevamo quattro barche in quattro bacini diversi, tra cui quella di Steven Spielberg e altre barche di altri. Occupato tutto il bacino. Ma sì, direi che insomma noi ci diamo da fare. Poi di Spielberg qual è? La prima a destra, quella fasciata, con la poppa fasciata. Tanto torna, è già tornata, ritornerà a settembre, dovrebbe inaugurare anche il nuovo bacino. Mi preme tu adesso su questo bacino cosa hai avuto? Una concessione? Noi avevamo già la concessione sullo specchio, di fatto abbiamo chiesto, noi 10 anni fa avevamo previsto la copertura del bacino, quindi è stata approvata questa opera nel piano regolatore portuale, nel piano regolatore comunale, e quindi siamo riusciti, grazie a queste intuizioni di 10 anni fa, a riuscire a realizzare in tempi stretti, altrimenti ovviamente l'intero autorizzativo di una opera di questo genere sarebbe stata lunghissima. Era l'intero stato regionale del 2003. Come dicevo, a fronte di questo investimento avete avuto una concessione. Abbiamo chiesto noi abbiamo un grosso problema, che è la mancanza di spazi. Tutti i nostri concorrenti principali hanno da 4 a 10 volte i nostri spazi. Chiaramente noi, avendo occupato quest'area ora per il bacino, abbiamo ancora meno spazio a terra. Quindi uno poi dei problemi nostri specifici sarà, abbiamo già presentato l'istanza all'autorità portuale per avere un'estensione di area. Grazie a Dio si è verificata una condizione per cui questa estensione, questa espansione è possibile. Ci auguriamo che questa avvenga in tempi brevissimi e venga accolta. In quanto noi abbiamo veramente, riusciamo in questo momento a fare i miracoli, a fare 22 milioni di euro di fatturato in quello spazio lì, ma non è più possibile non avere uno spazio a terra per un travel lift che all'epoca era costato 4 milioni di euro e poter mettere in secca solo 2 o 3 barche. Noi dobbiamo poter mettere in secca in contemporanea almeno una decina di barche. Quindi quando opererete qui, opererete in house, per così dire. E contemporaneamente anche quando andate nei bacini cosa pagate? Noi paghiamo ora un super canone perché abbiamo una concessione temporanea per 2 anni. Per qui pagherete un canone di concessione, sì. Quello potete usare. E poi c'è il nostro investimento, andiamo a permettere il nostro investimento. Invece quando andate nei diversi bacini pagherete un... O tariffa del bacino oppure nel bacino 2 c'è una concessione della durata solo di 2 anni. No. C'è un processo che sta... per nascere di privatizzazione. Il bacino che diventerebbe la grande vasca qual è di 4? No, è questo è il gruppo dei bacini piccoli, poi c'è il gruppo dei bacini 4 e 5 che è più a sud. Cioè non si vede in questa foto. Bene. Mi fa piacere far passare poi un messaggio che difficilmente sentirete dalle associazioni e dalle istituzioni. Questo non per motivi strani, ma per una scarsa consapevolezza che c'è sul mercato potenziale di queste barche. Queste barche, noi rappresentiamo, nella spesa totale di queste barche, rappresentiamo il 2-3% all'anno. E tutte queste barche vengono da noi, vengono da tutto il mondo, al 99% mercato internazionale, quindi Africa, Arabia, Cina, India, America, Nord America, Sud America, Russia e quant'altro. E poi se ne tornano a girare e andare nei loro home port, che non sono Genova e l'Italia. Questo è una grave perdita di opportunità, perché queste barche lasciano in scia ogni anno, le medio piccole, cioè 50 metri, 3 milioni e mezzo all'anno, che vanno a essere spesi su tutto il territorio, in maniera trasversale, su tutte le professioni, i mestieri. Cioè 100 barche sono 350 milioni. Esatto, vi lascio immaginare, io mi piace sempre parlare con dei riscontri puntuali, io vi posso mettere a disposizione degli studi fatti dalle camere di commercio francesi
che funzionano veramente bene, funzionano veramente bene sulla nautica professionale. Sulla nautica professionale e cosa questo significa per la regione che è chiamata regione delle Alpi Marittime per loro, che è una macro regione. Loro hanno calcolato l'impatto economico della nautica professionale, cioè barche, non nautica, sappiamo già cos'è, sulla loro regione. È una cosa impressionante. Permetti un secondo, il decreto Monti è stato un disastro cosmico, vabbè. Adesso in parte, come dire, cioè il danno è fatto, ma cosa serve? A cosa serve? Sì, questo è il punto. Allora, tanto serve perché la consapevolezza. Quel decreto poi lo hanno cambiato. Sì, però non è nemmeno entrato in vigore, però di fatto aveva creato un danno per cui ha allontanato. Si parla di 40.000 barche. Ma non solo, poi l'Italia applicava una legge europea sull'IVA sul charter, la Francia no, è stata aperta una procedura di infrazione contro la Francia, è stata costretta a applicare l'IVA e ora l'ha applicata con un regime addirittura peggiore rispetto a quello italiano, perché esiste una piccolissima facoltà di interpretazione, in poche parole. La Liguria e l'Italia hanno tutto per attirare questo mercato, non solo, ma di più, noi abbiamo cose in più e migliori dal punto di vista delle professionalità, dell'artigianato, della cultura, del cibo, dell'ambiente, del turismo e grazie a Dio e grazie anche a qualcuno che conosciamo, anche grazie alle infrastrutture che sono state negli anni create, quindi abbiamo, senza le quali non potremmo nemmeno stare qui a parlare di opportunità. Però ci manca sicuramente la consapevolezza di quello che questo mercato può portare. Ed è veramente un impatto sul PIL ligure potenzialmente enorme. Enorme. Io penso che sia sicuramente una crescita a doppia cifra, facilmente, se non di più, e basta far fare due calcoli a dei professionisti sulla base di analogia. Cioè, nel senso, ci stai dicendo che se noi facessimo alcune mosse giuste che adesso ci suggerisci, questi qui che vengono da te potrebbero ottenere la Liguria. In qualche modo rimane. Grazie a Dio, alcuni problemi, perché poi il problema non è solo essere bravi, il problema è anche la percezione, diciamo, di tutto quello che è l'Italia e il sistema Italia all'estero. Andiamo per ordine. Tanto la consapevolezza. Oggi noi abbiamo poca consapevolezza delle istituzioni, poca consapevolezza e poca capacità di fare lobby nelle associazioni, e questo è un altro gravissimo problema, e abbiamo una stampa che associa normalmente i grandi yacht o gli yacht con l'evasione fiscale. Questo è normalmente quello che è il messaggio che passa. Tutte le volte che arrestano un delinquente, la prima cosa che mettono in prima pagina, oltre alla foto del delinquente, è lo yacht che lui possiede. Allora, qua stiamo parlando di un mercato dove gli italiani non esistono, perché i 10 clienti che noi abbiamo italiani sopra i 50 metri sono 10 e sono quelli che finiscono. Invece su quanti clienti hai? Su, noi abbiamo circa 600-700 clienti attivi nel portafoglio nostro clienti. Quindi l'1,5% è italiano. La flotta mondiale è di, quando siamo nati, era di 800 unità, ora è di 5.000 unità, 4.000, 5.000, cresce di 350-400 unità all'anno. Oltretutto, l'Italia e la Liguria nel mondo, perché dobbiamo iniziare a ragionare in questi termini, sono in una posizione geografica assolutamente privilegiata dal punto di vista logistico, perché il West Med, il Mediterraneo Ovest, è, tanto per iniziare, insieme al Mediterraneo noto, una delle due mete fondamentali dello yachting insieme ai Caraibi. Tutte le barche ormai grandi fanno doppia stagione Caraibi-Mediterraneo, quindi il passaggio comunque nella zona c'è. Inoltre, durante l'inverno, quando durante l'inverno si ferma le barche, che è sempre meno, si trova nel West Med, si trova il posto giusto dove utilizzare tutta una serie di professionalità per fare le manutenzioni, per fare un wintering, per fare una serie di altre attività. Quindi abbiamo in Liguria e in Italia un'occasione unica, assolutamente, per muovere il PIL a livelli assolutamente impensabili,
però che vorrei tanto che si riuscisse a calcolare, e basterebbe poco, come sfruttare questa possibilità. Prima di tutto io da anni con associazioni industriali, reti imprese, cercando di conoscere anche Uccina, ho cercato di far fare uno studio del genere. Voi siete membri di Uccina? Noi siamo usciti da Uccina qualche anno fa. Abbiamo fatto uno studio, prima noi da soli, grandi yacht in Italia, valorizzazione dell'indotto generato dalla permanenza e dal transito dei grandi yacht in Italia, presentata a Salone Nautico quando ancora eravamo in Uccina nel 2007, non è venuto nessuno, salvo qualche stagione, no? Abbiamo fatto questo studio da soli, però ho provato due anni fa a far fare questo studio a livello associazioni industriali, Uccina, Camera di Commercio, perché poi non ci può essere un'associazione da sola che si fa portavoce di questo indotto, perché Uccina è un'associazione di costruttori. Questo mercato non ha nulla a che vedere con la costruzione, nulla a che vedere con la nautica, chiamiamola locale, stanziale, che è un mercato interessantissimo, ma è un'altra cosa. Quindi è giusto che uno studio del genere sia, mentre avete piacere, fosse la regione Liguria, magari insieme alla regione Campania, insieme alla regione Toscana, a prendere il pallino Toscana in mano, in questo momento. A prendere il pallino in mano a dire facciamo fare uno studio, perché veramente l'impatto di questa potenziale economia va valutato per la prima volta e poi va comunicato nel modo corretto. Questo è il primo passo per creare quella consapevolezza che aiuti poi a fare le scelte strategiche. Contemporaneamente non sarebbe male se anche a livello governo centrale riuscisse a arrivare poi questo messaggio, però il messaggio arriva se ha gli strumenti per comunicare le cose in modo corretto. Marketing. Noi l'anno scorso abbiamo fatto un'iniziativa che è stata patrocinata anche dalla regione Liguria, dai comuni di Albenga, Loano e Alassio, che si chiama Italian Job. 3 giorni di un evento dedicato a comandanti e armatori, dove abbiamo fatto capire che cos'è la Riviera Ligure dal punto di vista della fruibilità dell'intero territorio. Quindi spa, di golf, enogastronomia, presenza sul territorio, marine. Quest'anno la rifaremo e sarà ingrandita, abbiamo partner tipo Bulgari, Boero, avremo probabilmente Lamborghini e Ferrari che ci daranno delle macchine per fare guidare anche l'eccellenza italiana. È un evento che vogliamo far crescere. Questa è un po' la direzione giusta che noi vediamo a livello di marketing territoriale, perché poi questo mercato è fatto di pochi decisori, di un modo particolare di fare marketing. Per cui non bisogna già stare attenti a sparare nel vuoto con un grande fucile, ma poi non riuscire a beccare il bersaglio. Questo è un altro modo in cui, con ovviamente dei partner privati, ma anche col partner pubblico, sarebbe interessante potenziare nel tempo questi eventi. Viene automatico pensare al discorso dei saloni. Io devo essere molto realista qua. Ho il vizio di parlare in modo molto diretto, a volte un po' troppo. Per anni si è fatto passare un messaggio che il Salone di Genova fosse il primo al mondo e fosse comunque un salone in grado di coprire tutti i mercati, non solo le categorie nazionali, ma tutte proprio le fasce di mercato. Questo non è vero. Da anni è cresciuto Monaco, grazie. Monaco di Baviera. Monaco Monte Carlo. Ed è diventato un salone incredibile da questo punto di vista. Oggi il marketing su questi mercati si fa Francoforte, no? Si fa a Düsseldorf. Düsseldorf. Si fa sempre meno marketing poi attraverso le fiere oltretutto, e si fa sempre più marketing attraverso altri tipi di strumenti. Promozione istituzionale oppure qualcosa mirato. La Salone di Genova aveva un senso importante quando una parte importante della produzione della nautica italiana si vendeva in Italia, no? Oltretutto il mercato adesso si vende in Italia a una percentuale minima. E anche i grandi yacht italiani, comunque vi assicuro, purtroppo le notizie di cassa integrazione sono all'ordine del giorno, anche quei grandi cantieri sono in crisi. Perché lì c'è un problema di posizionamento sul mercato. A volte mi viene in mente un'idea un po' innovativa su quella roba lì.
bisogna capire se il nostro mercato, alla fine, senza nulla togliere il cantiere di costruzione, non pensare che diventa molto più refitting che la costruzione. Tutte e due. Sì, sì. Dire no, refitting così, ma come io dico sempre... Che ogni anno la flotta aumenta di 300-350, mi pare. Mondiale, ovviamente. Sì, sì, la mondiale. Dove le fanno? Ma guarda, cioè... Molte sulle... anche qua. Sì, ma poche. Cioè, sul Priota Annual Report ti dice esattamente dove, chi, come sta costruendo, nomi, cognomi, lunghezza della barca, composizione del mercato, a livello produzione. Ma in italiana non ce n'è tantissimo. Sta calando purtroppo. Non ancora i dubbi. No, ma la domanda che facevo, Claudia, è quello che in un mercato che è ripreso, vabbè, comunque voglio dire, 100, non so che posizione, Azimut, la crisi nostra, l'azienda nostra è in crisi. Ma Azimut è ancora alta, è nel ranking, o sbaglio. È alta, Azimut è alta grazie alle barche di fascia media. Poi, i tedeschi e gli olandesi sono numeri uno sulle barche over 60 metri. Poi credo che sia alta abbastanza San Lorenzo. San Lorenzo c'è Rennes. E poi c'è Benetti, no, come si chiama? C'è Gode Case per il... No, volevo dire quell'altro che è cinese. Frecce cinese ormai, non cinese. Però noi dobbiamo... Cioè, quello è un mercato che io non seguo, mi interessa... relativamente. Ma quando lei dice 600 clienti, quindi i nostri sono clienti, cioè per una volta? No, il nostro è un business ripetuto. Mm. Sì, no, nel senso che uno che comunque i nostri clienti vengono, no, ma lui fa il fitting, noi facciamo, sì, ho capito, però sì, quindi si ritorna magari lo stesso. Le faccio un esempio: vengono a noi inizio stagione, poi tornano magari alla fine, oppure fanno il giro del mondo, tornano dopo 3 anni. Okay. Per cui sono attivi, quindi c'è un giro di però, okay. Però la cosa possibile. Lui è l'equivalente del meccanico del carrozziere per l'automobile, non è l'equivalente della Fiat. La Fiat, no? La fatturiamo tutti. Sì, insomma, dico. Carrozziere meccanico, ho detto meccanico e carrozziere. Noi abbiamo sviluppato un'officina. Beh, lui è l'equivalente del meccanico e del carrozziere, non è l'equivalente dell'Alfa. Sì. Se uno c'è un meccanico con carrozzeria di fiducia ogni volta che ne ha bisogno, mentre l'automobile, beh, sulla carrozzeria teoricamente mai. E questi sono meccanico ci vai. Che aiutano tanto nel team. Sì, ma il fitting, però è periodico, no? Cosa? Da un anno a 5 anni sono i 2 cicli, una volta all'anno certe manutenzioni, una volta a 5 anni un'altra manutenzione. La cosa interessante è che la flotta sta invecchiando, quindi poi avrà sempre più bisogno anche di appoggiarsi a terra. E poi molto spesso questo tipo di beni sono tali per cui gli interventi non si limitano alla manutenzione, anche alla trasformazione, alla cambiare, che stanno andando a 75 metri, quindi diventare 85, cambiare tutti i conti, adesso ne ha uno più lungo, voglio allungarlo, adesso non vorrei analizzare, ma insomma questo cosa serve a livello di marketing? Bisogna che abbiamo ancora qualche minuto. Cosa serve al di là del marketing, delle infrastrutture? Serve anche la consapevolezza dell'eccellenza richiesta da questo mercato, e poi un discorso più fine, dove però la Liguria, se ben gestita, con una buona regia e magari con un governo che evita di spaventare il cliente ogni 2 anni periodicamente con delle iniziative inutili, oltretutto, si riesce a far invertire la rotta a queste barche. Non è per nulla facile farle radicare, però ripeto, la Liguria soprattutto. Ti dico un titolo, poi ci mettiamo a lavorare, ci lavoro anch'io, ci mettiamo a lavorare l'assessore urbanistica che ha anche il demanio, diciamo, e ci mettiamo a lavorare Cucinelli più quelli che hanno voglia come voi lavorarci. Cucinelli nelle sue attività produttive, potremmo anche immaginare una qualche tematizzazione dei fondi europei, che so io. Poi forse anche interessante Rossetti per la formazione, poi chi vuole è libero. Allora, noi abbiamo sviluppato le infrastrutture fisiche, diciamo, per raccogliere queste barche, e tra l'altro tu ci stai chiedendo di cambiare i progetti, cambiando, come dire, la tipologia delle navi, delle barche da raccogliere, no? Dopodiché, sì, ma lì ci arrivavo. Dopodiché abbiamo avuto guai di vario genere, Pedaletti, Pompeia, Ventimiglia per esempio.
abbiamo avuto la crisi, abbiamo avuto il provvedimento di Monti. Adesso noi dobbiamo fare un'operazione, noi stessi abbiamo detto adesso basta, perché insomma è sensato, no? Perché noi abbiamo una buona parte di marine che non si sono mai riempite, alcune che non sono state mai concluse, e alcune che erano piene che nel frattempo si sono in parte svuotate, quindi l'idea adesso di mettersi a fare la Margonaccia, cioè deve essere dei pazzi, a parte Gambardella, gli altri sono tutti normali e hanno detto lasciamo perdere. Allora, io penso che noi dobbiamo fare un'operazione, qui c'è dentro anche Marina Fiera, però una cosa non si fa per un sacco d'anni, vuol dire che ci sono seguiti i presupposti sbagliati, non è che c'è sempre il fatto che siamo scemi, no? Che non siamo capaci, che c'è la burocrazia, diamo sempre la colpa alla burocrazia, qualche volta, si ha molte colpe, ma a volte non si fa le cose, perché si insegue un disegno sbagliato, che il mercato non lo si chiama coazione a ripetere, diciamo, in termini psichiatrici, diciamo. Non è quello che serve, non so come dire, ti incaponisci, diciamo, no? Perché poi diciamo Fiera e Uccina si sono hanno provato, per carità, poi mica colpa loro, ha cambiato il mondo, cioè. Allora noi dobbiamo le concessioni non ci tengono. Ma le concessioni non ce l'hanno, sì. In realtà hanno una concessione, come dire, breve, sostanzialmente finalizzata al Salone, ma non si mette mai a regime questo bene pubblico che si chiama DAS, diciamo le cose come stanno, anche perché lo dicevo, ma allora ci sono proposte imprenditoriali di vari canti e nessuna vince, nessuna perde, quindi tutti perdono, sono in buona sostanza. Allora, abbiamo un anno che non è pochissimo, sono 11 mesi se passa la riforma, 9 se non passa la riforma, però è una cosa che in 3 mesi si fa questa, che ci vuole. Anzi, è un progetto che potremmo lanciare, poi come dire, chi vivrà vedrà, insomma, chi ci sarà lo gestirà. Adesso noi dobbiamo rimettere in moto le cose ferme, Ospedaletti, Ventimiglia, Imperia, che rimettiamo in moto più facilmente se diciamo c'è anche chiaro in parte, perché l'ampliamento è mezzo fermo, no? Anche quello, sì. Quelli ci chiedono sì. Di cambiare insomma. Poi verificare cosa c'è di disponibile nelle marine finite, perché non tutte le marine finite sono sature, anzi, lo hanno. La Spezia, spesso, Mirabella, eccetera. No, quella lì è un'altra categoria, sono finite le infrastrutture ma non sono occupate. E poi, come dire, fare un'ulteriore riflessione che a questo punto potremmo provare a fare noi. Sul vedarsi di Fiera legato a Yacht Club, ma anche a questa roba qui, per quando è ben fatto solo per la Yacht Club, da questo punto di vista è fatto niente, da questo punto di vista. È una proposta. Sì, lo so. Per quello ma non ha senso, non manca, scusa, un inciso brevissimo. No, fammi solo finire, sì. Poi ho finito. Praticamente. Dopodiché, mettere attorno a un tavolo i comuni, che sono soggetti fondamentali, cioè in questo caso Chiavari, eccetera, Chiavari, Ospedaletti, Imperia, Ventimiglia. Gli operatori da dove ci sono ancora, perché nel caso di Ospedaletti non c'è più, ma nel caso di Imperia è un tribunale, diciamo, l'interlocutore, no? Fallito. Fallimento, sì. Fallimento. E poi sentire un po' di soggetti, non solo voi, perché mi sembra anche giusto che sentiamo un po' di soggetti, diciamo, sostanzialmente i gestori di porti, i costruttori di barche, comunque sono un soggetto da sentire, anche perché ragioneremo anche sul Salone prossimo 21, c'è, non c'è, com'è, no? Cioè quindi i costruttori di barche e poi diciamo quelli che sono canaviato, non so, sarete voi, solo voi, qualcun altro, vediamo questa attività molto promettente, cerchiamo di cambiare verso, come si dice adesso, diciamo la nautica, valutando molto questa componente che in Italia, come dire, sta crescendo, mentre la vendita in Italia, diciamo, sta diminuendo a lato di collo. Ci lavoriamo a luglio, settembre, e poi cerchiamo al Salone di presentare un'idea. Anche se voi non fate parte di Lucina, non so, vi scrivete per un giorno solo. Oppure venite. Fanno entrare, fanno un biglietto. Qui c'è un ottimo rapporto. Ognuno deve fare il suo mestiere. Vabbè, che tu c'hai un'idea. E soprattutto rappresentare deve essere. Dici l'idea, poi andiamo. L'idea che hai. Io
la darsena, in particolare. La darsena, noi abbiamo bisogno, tornando al mercato, come fare per attrarlo, perché le marine francesi sono più delle fasse delle marine spagnole americane che fanno il mercato di vendere. Perché le marine francesi sono piene, perché le marine italiane sono mezzo piene. Perché tanto c'è un sistema Italia che funziona, e funziona, e qua mettiamo sulle infrastrutture, io ho dei piedi, ma come faccio a venire da te che entrare a Genova la mattina è quasi impossibile? Questo è vero. Abbiamo le autostrade di mio nonno e quello di Pisa. E questo è già un bel problema. L'aeroporto è un problema di mezzo risolto, comunque c'è Pisa, c'è Milano, quindi in qualche modo si fa. Le cose che possiamo realmente fare, oltre alle infrastrutture, la gruglia e tutto il resto, è riuscire a incidere tutti noi anche in quello che è la percezione del sistema Italia, da un lato, ed è un discorso culturale molto difficile e lungo, perché la percezione dell'affidabilità, della legalità del sistema Italia, purtroppo, vedi, vuol dire, gente bruciata. Noi abbiamo un cliente che ha preso 3 posti da Tempere, ha perso tutto, è stato torturato dalla Guardia di Finanza, accusato di estrovestizione di interessi italiani all'estero, perché ha fatto una società che ha chiesto rimborso IVA sui omeggi, ma tutto regolare, con i commercialisti di Milano, un top studio a Milano, ha eletto domicilio fiscale in Italia, è stato torturato per 3 anni e ora ha perso tutto. Ora, secondo voi, nello studio di 1200 avvocati a Londra, che percezione possono avere del sistema italiano? Ma adesso però dici l'idea. L'idea, a brevissimo, l'idea è quella che quella darsena deve essere una darsena multifunzione, che può accogliere tranquillamente una serie di funzioni che sono complementari, non sono in conflitto, sia come spazi, sia come Fermati qua, ho capito il concetto. Adesso però bisogna che noi veniamo a capo di un problema, nel senso che o il mercato, gli operatori, i privati, fanno una proposta integrata su quale darsene, altrimenti il pubblico fa un bando e uno vince e gli altri perdono. Cioè, cosa ci possiamo fare? Diciamo la verità, siccome non c'è un'intesa, non se ne fa nulla. Io ho parlato con questo, che l'intesa può esserci. Sì, sì, ma si può provare a parlare con il cinema. Visione che secondo me è bellissima, ma qua ci vogliono dei soggetti imprenditoriali che sì, ma però stiamo alla sostanza. Noi abbiamo un bene pubblico che è costato un sacco di soldi, che viene usato per una quota di tempo dell'anno a tempo pieno, molto limitato, e per un salone che ha perso anche molto più. Nel resto dell'anno viene usato poco. Sì. Appunto, poco. I beni pubblici non possono essere dati a un amico a minuscolo. Per simpatia, per amicizia, devono essere attraverso procedure di evidenza pubblica in cui viene scelto, come dire, la migliore proposta. Poi, se il mercato potenziale offre una proposta integrata che consente di sfruttare al 1000 per 1000 quella roba e non vengono altri, quello è consentito. Però adesso le difficoltà, Claudio, sono due. Prima c'era la difficoltà, la contrapposizione di privati. Adesso, se i privati riescono a trovare un momento di sintesi, che sarebbe una cosa eccezionale, si è messo in moto un'altra strada, che è quella della società vicina Fiera. C'è un modo per far venire fuori la realtà, la sostanza. Sì, però non è che una società fatta da Lucine Fiera, diciamo, di per sé. No, hanno già detto che non possono operare, non è nel loro nemmeno oggetto sociale, non sono capaci, non hanno i fondi. Sì, ma tu sai quante volte abbiamo parlato di questa cosa qui, no? Allora. Io ho sempre pensato che questo, che sia furbo pensare di fare degli atti pubblici, naturalmente dentro la legge, con le procedure, perché un'attività come questa abbia un certo respiro. No? Se poi fossimo anche, facessimo il secondo passo, che un po' di quei 6-700, metti 50, si fermano qua, c'è già la vittoria per tutti. Però ci vuole dell'eccellenza, per l'eccellenza ci vogliono non solo la visione. Il problema è che il mondo di cui tu fai parte è un mondo che litiga, non si mette d'accordo, no? E quel che è peggio, poi non abbiamo neanche deciso di dire adesso andate a tutto quel paese, facciamo davvero il bando, uno vince e gli altri perdono, certo che chi perde poi fa 150 ricorsi, lo so. Però cosa vuoi fare? Cioè, la cosa peggiore è non usarla, insomma. Adesso ci si mette lui, questa parte è lui. Lui fisse, mettiamo a lavorare fisse, insomma, insomma, sono soggetti che mi hanno un po' sbalzato di vicenda. E di conto che su questo discorso si innesta il problema di riparazione navale, circo di mare, cioè, io ho parlato anche con gli autori informali, e avevo bisogno di molto,
dirige molto conservativa, però quindi sappiamo che c'è ancora da portare un altro tipo di visione, è un quadro difficile da... Però il rischio qual è? Il rischio che proprio perché la vicenda è complessa poi si rimanga ancora tutto fermo. Lo so, proviamo, cioè, abbiamo un po' di tempo, proviamo a concludere il mandato mettendo in moto l'operazione. Allora, gli interlocutori, confisse parla a Guccinelli perché è il settore suo, l'interlocutore per i porti è Cascino, nel senso che sarebbe bello fare un pacchetto in cui dici al mondo, guarda, ti facciamo refitting, ma poi la possibilità è anche, diciamo, di... Perché in Regione Liguria non viene al Monaco Yacht Show con un piccolo stand dove però fa vedere la sua presenza? È un piccolo passo, ma è fondamentale. Come sistema Ligure proprio. Ma è un principale minimo a livello di... Allora, tu ti dai 10 minuti e devi dire la tua azienda, sei il piede anche di... Bene, yeah, grazie. Gucci e Guccinelli e Cascino. La corsa è la corsa. Ti ricordo di noi. Sono le idee. Sono l'idea. Lo chiamo. Che fa? Sì, sì. Perfetto, sì, ottimo. No, assolutamente, anzi, grazie. Fossero tutti così. Ciao, ciao. Ciao. Noi vediamo un po' di dice, fagli fare domanda, se arriva qualcosa, se riusciamo a fare una legge, no? Perché il problema è che loro fanno da fine luglio a 5 ore. Quindi magari una sorpresa. Ok, quindi ora c'è la presentazione della... Sì, non ho capito. Sì, anche ci devo andare. Poi c'è... Oh, per stare a sentire. Poi non so cosa c'è. Poi c'è la riunione del torneo. Il posto, no? Non c'è la ricarica? No, lei dice un'altra. Perché secondo me no, ci provo io allora adesso, aspetta, però ho fatto due iniziative di controllo di là, perciò non è quello che fare, dico di sì, è anche pronto per essere, eh. Harry, verificato tu l'organizzazione di RT per cortesia. Sì, 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 va bene, certo.